Eppure ci vuole molta forza per togliere la vita con un taglierino. E pensare che lui non tagliava mai il pane, perché gli faceva male il polso. Dice che aveva il tunnel della carpa. No, ma non il pesce. Quel dolore è le ossa del polso. Così forte, dice, che non puoi stringere in mano niente, se no senti delle fitte atroci. Eppure i bambini li ha scossati, e con una forza inaudita. La polizia ha detto che doveva farlo per punirmi. Io ero la sua schiava. Non potevo farmi una vita libera da sola con i suoi figli, che poi erano anche i miei, però solo quando gli conveniva. Ci vuole una grande forza per togliere una vita con un taglierino. E infatti non sei riuscito a suicidarti dopo. Sei sopravvissuto. Si vede che hai la scorzatura, come quella di un coccodrillo. Eppure non hai versato lacrime. Lo hai detto a tutti che era un lavoro che andava fatto. Punto e basta. Come aggiustare un rubinetto? Ora hai un cancello che non si chiude. Si rimettono a posto le cose e tutto torna in ordine. Un ordine antico che non prevede eccezioni. Sì, ma questa storia me l'ha già raccontata. Dai, dimmi quella del talebano con la bocca larga. Non vuole, quella è rimasta timida. Anche dopo il trapasso. È rimasta timida anche dopo il trapasso. Io invece non lo ero prima e non lo sono nemmeno ora. Guarda, lo devi raccontare tu come sei andata nel paradiso da là. Mica lo posso raccontare io, che vengo da Caltanissetta. Nome Carmela, cognome Rositano e Mantate. Mantate è il cognome da sposata, sono coniugata Mantate. Nata a Caltanissetta il 27 giugno del 1958, deceduta a Caltanissetta il 15 aprile 1978, per mano del suddetto marito Mantate Totò. Motivazione, delitto d'onore. Tu lo sai, eh? Lo sai che vuol dire delitto d'onore? È come da voi, uguale, tu a Tabriz e io a Caltanissetta. Beh, non è la stessa cosa. Io un po' d'anni fa e tu l'altro giorno. Io in Italia e tu in Iran. Io con la Lupara e tu la Pilata. La stessa cosa. Sei adulterà pure tu. E che vuoi fare? Sono cose che capitano nella vita. Solo che a quelle come noi, alla donna, queste cose... La vita la tolgo, per sempre. A Totò gli hanno dato solo 5 anni e c'era ancora la legge che dava una mano agli uomini disonorati. E adesso ne ha sposato un'altra, ma la mena solo, per ora. E io sono un po' una veterana qui. Accolgo le nuove arrivate, le metto a loro agio, le divido per settori, almeno una volta, perché adesso c'è il pienone. Siamo tutte mischiate, prima ci sistemavano per religione, per razza, per colore. Poi ci hanno messo tutte insieme, all'arrembaggio. Tanto si sa come sono fatte le donne, chiacchierano, fanno amicizia. Siamo tutti insieme, ebrei e palestinesi, serbe e bosniache, gatti e cani. E poi da quando sono arrivate le trans non si sta più tranquilli, si fanno i festini tutte le sere, trenini, si balla. Hanno portato la musica brasiliana. Signore, dona loro l'eterno riposo. E io pensavo che almeno qua mi potevo riposare, almeno dopo il trapasso. E invece no, si sta svegli tutte le sere. Non la smettono mai. Ma allora la vuoi raccontare o no questa storia? Guarda, ne è arrivata un'altra. E arrivano tante in questi giorni. Pensate che in Italia ne ammazzino una ogni 2 giorni. Solo in Italia, fatevi il conto. Ma da dove arrivi tu? Alla Cambogia. E dov'è la Cambogia? Qua è una Cambogia. Amor che lui l'amato. Amar perdona. Lui vendeva soffi al mercato e aveva gli occhi di gatto.
io l'ho sposata con Mamet. 40 anni più di me. Mamet l'ho incontrato la prima volta il giorno del mio matrimonio. E ho pensato, almeno non ha i baffi. Mia cugina è stata più sfortunata. Il suo aveva anche la barba. Un vecchio con la barba e con i baffi. Mia madre l'hanno sposata a 13 anni. E ha avuto 13 figli. Mia madre mi ha detto, segui il tuo destino, come una spiga al vento. Vedrai, vedrai che la vita passa presto, come in un soffio. Ma lui aveva gli occhi di gatto. E all'improvviso il vento si è fermato. Mentre il mio cuore si è svegliato e ha cominciato a battere forte. Ci siamo innamorati. Ma innamorati dell'amore. E ogni giovedì al mercato di Tabriz, su un letto di damaschi e sete preziose. Ci incontravamo, ci amavamo, l'amore. Tutti mi chiedono com'è morire sotto una pioggia di pietre. È il contrario esatto dell'amore, perché il cuore si ferma e diventa tutto buio. Ma quello che mi ha fatto più male, veramente male, non sono state le pietre addosso, ma l'applauso. L'applauso di tutti gli uomini del paese. E non lo aspettavano più, forse volevano anche il bis. Ma io ormai ero sepolta. Tra di loro c'era anche mio padre e mio fratello. Tutti mi chiedono com'è morire sotto una pioggia di pietre. E almeno i familiari risparmiano i soldi per la tomba. Tutti mi chiedono come morire sotto una pioggia di pietre. E io vi dico che anche sotto tutte le pietre del mondo, nessuno mi toglierà il mio amore per gli occhi di altri. Non sono satisfecho.
Buonasera e bentrovati. Passate con me un attimo, ringraziamo Eugenio Pino e Giuseppe Rizzo che sono esibiti col tango Confession, che un po' lascia trasparire la metrica della poesia della professoressa Belardi, che presenta questa sera il suo libro A due parenti parole. Ringraziamo anche Eva Immediato per questo spaccato sul femminicidio, che racconta un po' la violenza che le donne hanno subito nell'arco del tempo. E questo termine, il femminicidio, compare in Inghilterra nel 1801 e poi nel 1992 la criminologa Russell ne ha fatto un'ampia letteratura. Con la Convenzione di Istanbul del 2011 hanno aderito diversi stati, anche l'Italia, e in Italia si comincia a parlare di femminicidio, che attiva questa cosa dal 16 luglio 2013. Ecco, io ringrazio Eugenio Chino e Giuseppe Rizzo e ringrazio Eva Immediato che poi ci presenterà il libro A due parenti parole. Sono lieto di presentare questa sera questo evento, Le donne si raccontano, un convegno al femminile organizzato dal Circolo Culturale Mona Lisa in collaborazione con l'amministrazione comunale di Lago Ligro. E colgo l'occasione per salutare l'avvocato dottor Domenico Vittieri e gli cedo la parola per i saluti. Grazie, buonasera a tutti. Per me è un piacere, oltre che un onore, questa sera accogliere e ospitare un'iniziativa che certamente rientra nel programma delle attività culturali che svolge la città di Lago Ligro, ma più anche di più. Ormai in questa sala è da padrona, fatta padrona di Saperati, la professoressa Saperati, perché non è il primo libro o la prima raccolta di poesie che presenta qui nella sala consigliare del Comune di Lago Ligro. È un'occasione importante quella di questa sera, oltremodo perché rientra con un tema dedicato alle donne in una settimana che va dal 16 al 23 febbraio, che ci ha visto protagonisti come città di Lago Ligro proprio ieri presso il centro sociale, dove con l'Istituto Tecnico Statale Vittorino D'Alessandro è stata organizzata una giornata dedicata alla giornata mondiale contro il razzismo, che rientra nella giornata mondiale che ricade il 21 marzo, ma rientra in questa settimana, tra il 16 e il 23 marzo, dedicata alla settimana d'azione contro le discriminazioni razziali. Ebbene, già ieri abbiamo affrontato un tema che certamente non vuole discostarsi da quello di cui si discuterà, si dibatterà questa sera, legato al femminicidio. Se solo si pensa che ormai che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha stabilito che il 70% delle donne almeno una volta durante la propria vita è colpita da una violenza da parte di un uomo, insomma questo ci fa riflettere, questo dato ci pone delle condizioni di mettere in piedi comunque una discussione forte, una discussione che nelle considerazioni generali ci deve comunque far cogliere anche l'essenza delle azioni e delle misure per reprimere questo fenomeno che ormai è dilagante in tutto il mondo. Ebbene, io questa sera desidero ringraziare, oltre alla protagonista principale, che è Agnese Belardi, la quale, ripeto, stasera presenterà questo nuovo libro A due parenti parole, ma già in questa sala ha presentato, abbiamo presentato, ed è stato anche diciamo gratificante e ha avuto tanto successo, una raccolta di poesie, Lettere dal cuore, e oltre a questa raccolta di poesie anche un altro testo, che è l'ultimo, che ha voluto dedicare, un saggio dedicato a una poetessa nata a Lago Ligro, Donata Doni, con un testo dal titolo Una voce oltre la vita. Con Donata Doni lei ha avuto la possibilità di grazie anche alle interlocuzioni e ai rapporti che ha posto in essere e ha creato con la città di Forlì e quindi con l'amministrazione di questa città, dove Santina Maccarrone è vissuta e nello stesso tempo anche ha avuto ormai gli onori
di quella città, gente che è stata dedicata una strada, sono state svolte anche tante iniziative culturali, con la città di Forlì, che si è pelata e ha tessuto ormai rapporti che vedranno la nostra città compartecipe anche ad iniziative che si svolgeranno nella stessa Forlì e nello stesso tempo porremo in essere come amministrazione comunale gli atti necessari e provvederci per l'adozione di un gemellaggio con la stessa cittadina nel nome di Donata Doni, alla quale sempre grazie all'interessamento certamente e alla collaborazione dell'amministrazione comunale Agnese Pelati ha anche posto un busto nel Pantheon che lei ha voluto indicare di scrivere nel cortile di Palazzo Corradi e quelli che sono le figure insigne, le figure straordinarie ed importanti della nostra città. Tra queste figure certamente a Giuseppe Lorenzo ad arte si affianca quella di Donata Doni. Ebbene, io penso che questa sera il dibattito sarà molto pregnante, sarà forte perché abbiamo la presenza della Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro, l'Avvocato Rosa Marino, alla quale chiedo venisse, fosse tributato questa sera un applauso di ringraziamento e di gratitudine. Vi spiego subito perché. Facciamo l'applauso. Perché già ieri ho avuto modo pubblicamente di ringraziare e di ringraziare e nello stesso tempo di dire al popolo degli studenti e dei docenti della città di Lago Negro che il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro, dottor Vittorio Russo, ha svolto un ruolo importante per la nostra città. Altrettanto questa sera desidero ringraziare la città di Lago Negro. Deve essere fiera di aver avuto in questo lasso di tempo come Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro, l'Avvocato Rosa Marino, perché grazie a lei, quindi a questo team di persone, abbiamo avuto la possibilità di salvaguardare un presidio di giustizia importante anche a tutela dell'argomento che andiamo a sviluppare questa sera, che è il Tribunale di Lago Negro, che nonostante che non solo è stato mantenuto qui, quindi conservato alla nostra città, ma addirittura ha avuto anche un ampliamento proprio allargando i confini territoriali del circondario al vicino Fallo di Diano e quindi a tutta l'area del tribunale, dell'ex tribunale di Sala Consilina. Una battaglia importante che ha svolto la nostra città, una battaglia, una sfida che è stata vinta e che certamente ci ha portato ad essere coscienti di accogliere e ospitare nel nostro presidio questa zona, questa area che comunque si estende nella vicina regione Campania. Quindi grazie a Rosa Marino, grazie a Vittorio Russo, grazie al Presidente del Tribunale Zardella, grazie agli altri avvocati che insieme a me, in qualità di sindaco di Lago Negro, ma anche di esercente la professione di avvocato, siamo riusciti a tutelare e mantenere sul nostro territorio, nella nostra città. Ho voluto fare questo riferimento perché certamente l'avvocato Marino, ma anche la presenza della criminologa, la dottoressa Colaccio, del commissario di polizia, la dottoressa Pierulli, andranno in conto nella legislazione, nell'attività di diritto e quindi della giurisprudenza riferita a questo atto in mano, questo atto che certamente è da condannare, che è riferito al femminicidio. Dobbiamo certamente essere coscienti che durante questo anno riceve il presentatore, che ringrazio per la sua presenza, Giovanni Trotta, anche lui ormai è quasi di casa a Lago Negro perché non è la prima attività che svolge, stasera va bene anche a dedicare un momento della sua attività professionale a questo tema organizzato dal Circolo Culturale Monna Lisa, di cui ringrazio tutti i membri, Donata Martino che comunque ha collaborato insieme a me all'organizzazione di questa manifestazione, ma dico abbiamo la possibilità di mettere in piedi come città di Lago Negro, quindi anche con il Circolo Culturale, una serie di iniziative che non sono riferite soltanto a quello di questa sera, ma dal mese di luglio 2013 abbiamo avuto manifestazioni importanti, eventi importanti che si sono consumati anche in questa sala con la presenza anche
di un componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Basilicata, la dottoressa Nittanelli, che insieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha svolto una relazione importante proprio sulla Convenzione di Istanbul, di cui si parlava poc'anzi, che veniva riferita poc'anzi da Giovanni Conte. Bene, ma non solo questo, ieri mattina, sia il procuratore sia i due parroci di Lamneo e il dirigente scolastico comunque sul tema del razzismo hanno fatto rientrare naturalmente anche quello del femminicidio. Ogni razzia, ogni discriminazione, ogni atto che comunque non tutela il diritto alla vita delle persone costituisce comunque atto da condannare, atto verso il quale dobbiamo discutere, dobbiamo comunque aprire il nostro cuore, la nostra passione, la nostra mente a che non venga assolutamente esercitato quale atto appunto da condannare. Ebbene, io non voglio assolutamente dilungarmi, ma lascio subito la parola a chi seguirà negli interventi, e augurando a tutti con grande attenzione, buon lavoro e buona serata. Ringrazio il sindaco e introduco il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro, la dottoressa Rosa Marino, che grazie a me. Grazie, buonasera a tutti, voglio ringraziare innanzitutto Agnese che mi ha invitato in questo momento di incontro e di riflessione su temi così importanti. Forse il rischio di dire, ma se ne parla ormai tanto, ma quanto tempo è passato, da quando si doveva parlare, nel senso che non fosse un eufemismo. Noi siamo stati lontani nella, voglio parlare della rigenerazione, lontanissimi dall'arrivare ad attuare praticamente quello che già nel 1948, con l'avvento della nostra Costituzione, l'articolo 3, nel recitare tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di lingua, sesso e fratello, no? L'articolo, io dico, il più bello della nostra Costituzione, il legislatore al secondo comma, lo Stato è dato il compito di rimuovere gli ostacoli, bene. L'avvento della Costituzione è stata nel 48, noi dobbiamo arrivare al 75, al 1975, per avere la riforma del diritto di famiglia. E qui dico una cosa, qualche altra volta che io ho menzionato questo passaggio, gli uomini dicevano, mannaggia quando era bello prima, fino al 75 la donna assumeva il cognome del marito, era scritto che la donna doveva seguire l'indirizzo di vita stabilito dal marito. Quando moriva il marito, la moglie era usufruttuaria, quando moriva la moglie, il marito era proprietario. Ecco perché qualcuno dice, ma caso era bello prima gli uomini, però. Sostanzialmente, quanti anni, tanti, per andare a conoscere quello che 30 anni prima la Costituzione aveva già detto, la pari dignità, l'uguaglianza di genere, perché il problema, la riflessione più importante è questa, il genere femminile, come il genere, quando si parla di discriminazioni razziali, ogni qualvolta è la sola appartenenza a un genere che fa di quel genere un elemento che viaggia con una diminuzione, Io dico spesso che forse si parla per le scuole elementari un tempo quando si usava il grembiulino azzurro e quello rosa, e c'era già il piccolo muro che si alzava. Quanti anni fa che si è passati ai grembiulini bianchi? No? Tantissimi, tutto in Italia. Ma a livello legislativo, forse una delle cose più scandalose che ci siamo portati avanti fino al 1996, a proposito proprio della violenza sessuale, perché quando si parla di femminicidio è l'epilogo estremo di una violenza, di una grande violenza, no? La violenza sessuale, fino all'avvento della legge 66, adottata nel 90,
nel titolo nono del codice penale. Il titolo nono che è titolato dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. E io dico è grave perché una violenza sessuale, prima di offendere la donna, offendere la persona, offendeva il buon costume, offendeva la morale pubblica. E semplicemente da indignarsi, noi solo con l'adozione di questa legge vediamo abrogato il vecchio articolo e formulato nel codice penale 609 con i vari bis, quadri e quant'altro, individuando il tema della violenza sessuale nei diritti, nel titolo 12, che è il titolo dedicato ai diritti contro la persona, che sono praticamente nel nostro codice penale gravi. E quanto tempo è passato? Tantissimo, troppo. Arriviamo al 2009 perché venne introdotto il reato di stalking, no? E arriviamo sempre al 2009 per avere una serie di tutele, dall'ammonimento del questore al divieto di avvicinamento, cioè il 2009 è dietro l'angolo. E oggi si parla di più, per fortuna si parla di più, ci sono più appuntamenti dove si rendono riflessioni, ma io dico non è mai abbastanza. Semplicemente non andiamo noi ad aspettare che qualcun altro pensi di intervenire. Qualunque iniziativa possa fare anche la società, la collettività o energie come quelle che vedo stasera, e intendano se questo serve a rendere impressione. È stata chiamata la convenzione mista perché nel 2011, cioè è sempre dietro l'angolo. Noi dobbiamo aspettare l'Europa che ci dica che vincoli gli Stati membri ad adottare normative di tutela in materia di violenza sulle donne. Negli stessi anni, poco prima, c'era stata la Convenzione di Lanzarote che riguardava la pedopornografia, la violenza sui minori e quant'altro. È stata richiamata anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ormai ha stabilito definitivamente che tutti i casi di femminicidio, in particolare di morte di donne comprese tra i 14 e i 44 anni, si consumano in rapporti con di parentela o di conoscenza, e questa è la cosa più triste. Io non voglio deviare tecnicamente, la dottoressa mi ricordava prima, voglio portare un'esperienza che è proprio recentissima, che presso il Tribunale di Lago Negro, apro una piccola parentesi, l'ho detto prima, il primo femminicidio a Senese sarà fatto da mio marito perché io passo metà della mia vita qui a Lago Negro, sono a Senese da lunedì a venerdì. Ci sono le udienze e anche di sabato, per il piacere di stare qui nella città di Lago Negro. C'è un episodio a proposito della violenza. Si parla di femminicidio, ma ci sono anche quelle violenze più sottili che non hanno come epilogo la morte, ma che veramente distruggono la psiche della persona e spesso non escono fuori dalle mura domestiche, si ha vergogna. A me è capitato tante volte di vedere donne che sono venute con i limiti e quando si dice no, ma quella no, è peccato, perché poi vecchi retaggi, ma poi si viene denunciato il papà, si devono fare i concorsi, i famosi retaggi della fedina penale che veniva macchiata da una donna. E quindi sono temi perché all'interno in particolare della famiglia ogni gesto forte, ed è più forte forse vista la denuncia dello schiaffo e maltrattamento, tante volte il portare fuori dalle mura domestiche, far cadere i veli dell'apparenza e della normalità.
angosciante che la madre della bambina, giovane coppia, è stata quasi isolata all'interno della famiglia, quasi a dubitare, e nessun dubbio, non perché io rappresento questa bambina attraverso i genitori, perché mi sono svolte una serie di perizie sull'attendibilità, un racconto lucidissimo quanto doloroso di questa bambina, non fanno dubitare di quello che è accaduto, è un'estrema violenza, estrema. In un anno, comincerà il processo il prossimo mese, questa donna è stata completamente isolata e all'interno di questa famiglia si tende forse ancora oggi a pensare, ma non è che la mamma adesso ha condizionato la bambina, ha inventato tutto, e si tende quasi a proteggere l'estraneo della famiglia e non la bambina, non la madre, perché è una vergogna sicuramente. Voglio dire, spesso, ancora adesso, la famiglia diventa forse veramente la prigione di persone che hanno il coraggio poi di rivolgersi a un sistema di giustizia, di far uscire fuori fatti aberranti, questa è un'ipotesi di infanzia violata, e molto spesso si preferisce il silenzio. Molto spesso mancano quelle protezioni all'esterno, quelli che poi possono evitare di lasciare nell'isolamento situazioni vere di violenza anche morale che si è consumata all'interno dei rapporti intrafamiliari. E vado adesso alle conclusioni perché ho voglia di sentire gli altri relatori, non senza aver a mia volta ringraziato il sindaco, l'avvocato Michieri. Credo voi lo sappiate, lui oltre ad essersi battuto strenuamente con l'ordine e col gruppo che ha lavorato per la salvaguardia del tribunale di ma se manca il tribunale, tutte le caserme, ma lasciamo i presidi di giustizia, che noi abbiamo sempre definito, vero sindaco, i presidi di civiltà, perché più saranno scoperti i territori, saranno messi a nudo di presidi di legalità, e più spazio ci sarà per ogni forma di aberrazione. E se, oltre ad aver fatto questa battaglia intensissima in tutte le sedi, sono state a Roma più di una volta, perché era lì nelle famose stanze dei bottoni che si decidevano con le crocette, i tribunali da chiudere e quelli da salvare. E il dopo è stato ancora più estenuante, sindaco, io lo devo dire, tante di quelle denunce che si è beccato lui in prima persona dai vari sindaci, non nostri ovviamente, che fanno capo al tribunale che abbiamo, diciamo, c'è stata la fusione, se diciamo accorpamento è un oggetto del fagocitare, non è che ci hanno guardato molto bene ancora oggi, lui tuttora ogni tanto viene chiamato a rispondere, e forse ancora più innanzi, per tutte le denunce che ha avuto, per problemi presunti nostra inagibilità e quant'altro, però noi non abbiamo avuto nessun dubbio, e qui voglio parlare come gruppo di lavoro, nel batterci da 3 anni a questa parte, fino in fondo in ogni sede, per conservare quella legalità che infine è un po' quel faro, quella luce che potrà portare sempre una donna che sia violentata, una famiglia che subisca violenza, un minore, chiunque ingiustamente subisca violenza, a rivolgersi al sistema di legalità
che è lì a, a dover dare quelle risposte, a proteggere e punire chi si è macchiato così macchia di reati così aberranti. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Marino, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lago Nigro, per la dettagliata analisi, e introduciamo un po' la metrica di Arcobaleno Parole con la poesia del principio declamata da Vincenzo Dorsi. Infelicità della tristezza, rapisce il cuore nel tormento, ingabbia la mente, ti fa sentire solo, ti fa sentire vuoto. Invidia, sei demonio, femminicidio. Accende la speranza quando ritorna. Supplico il tempo che guarisce ogni cosa e libera la memoria imprigionata. Vincenzo Dorsi, donna. Donna bionica che legge senza la luce. Un fiore si è sbocciato nel giardino immaginario, supplico l'alba, un giorno sarà una stella, tenerezza sincera, bellezza degli esseri liberi, ornata con tutte le grazie. Assaporare i sogni, dolce euforia. Il bucato ancora steso all'aperto, l'armonia delle aquiloni che sfibrano nell'aria, le nebbie si diranno. È primavera. Sussurrano il mio nome. Donna, donna, donna. E la realtà appare. Ringraziamo Vincenzo Dorsi per la bellissima interpretazione, ringraziamo anche Donata Manzolillo. Adesso interviene la criminologa, dottoressa Maria Rosaria Colaggio. Come si spiegava bene poc'anzi, di femminicidio
ultimamente se ne sente parlare continuamente, ma in realtà questo fenomeno è sempre esistito. Io lo ricordo, ho iniziato a trattare di questo tema nel 2002, quando non portava il nome di femminicidio, ancora non si conosceva il fenomeno e la parola dello stalking, e l'unico articolo di legge che veniva applicato è il 660 le molestie. E io mi ricordo che già nel 2002, in una ricerca condotta in Basilicata, emersero 35 casi di stalking, e di questi 35 casi due sono diciamo scaduti nell'omicidio. E parliamo di due omicidi particolarmente efferati che all'epoca ricordo che sconvolsero la comunità lucana, uno in Val d'Agri, un altro invece nei paesi qui limitrofi. E corsendoli poi ad oggi, ricostruendo quei due casi, possiamo dire che era prevedibile prevedere la fine, ed era prevedibile anticipare la morte di queste due donne, di queste due giovani donne. Perché? Perché sono stati due casi che hanno fatto la storia, tra virgolette, hanno seguito tutto l'escalation di quella che è la molestia sulle donne, la violenza sulle donne. Perché entrambe le due vittime hanno subito mesi di persecuzione, mesi di inseguimenti, appostamenti, oltre che di tentativi di avvicinamenti, e per terminare poi al loro rifiuto alla richiesta di un approccio sessuale da parte dell'autore, è avvenuto l'omicidio, uno per soffocamento e l'altro attraverso l'utilizzo di un fucile. Questo per dirvi che cosa? Che noi molto spesso quando parliamo di questi fenomeni siamo abituati sempre a pensare ai casi di cronaca dei giornali e della televisione che riportano sempre a storie lontane da noi. Invece molto spesso, in maniera più contenuta e meno evidente, abbiamo il vicino della porta accanto che vive una situazione del genere, abbiamo la dirimpettaia che vive una situazione di violenza, siamo a conoscenza o potremmo essere a conoscenza di fenomeni o di situazioni in cui si percepisce proprio la violenza e non siamo in grado di fare qualcosa per poter attenuare, attutire queste violenze. Questa sera parliamo di femminicidio. Fortunatamente il femminicidio, contrariamente all'etimologia del termine, così come veniva spiegato prima, non si riferisce solo all'omicidio, ma si riferisce a tutte le forme di violenza perpetrate a danno di una donna e per mano di un uomo solo per il fatto di essere una donna, quindi una serie di forme di violenze legate all'identità di genere. Il passaggio fondamentale che ci ha portati poi all'individuazione di questo fenomeno del femminicidio è stata appunto la ratificazione dell'Italia alla Convenzione di Istanbul il 16 luglio del 2013, e questo ha fatto sì che, come ci diceva prima la Presidente, tutti i paesi che hanno ratificato questa convenzione debbano adattare la propria normativa affinché venga rispettato il protocollo di Istanbul, che prevede una serie di azioni finalizzate a prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime e impedire l'impunità dei colpevoli. Questo perché il problema fondamentale che si sta manifestando ora del femminicidio e di queste forme di violenza a carico della donna è fronteggiare la protezione e la tutela della vittima. Sappiamo che in Italia esistono un numero di centri antiviolenza che hanno il compito di accogliere le donne vittime di violenza e i rispettivi figli. Per un tempo consono a far sì che la donna si renda indipendente e possa condurre
in maniera autonoma. Che succede però? Che questi centri, nella maggior parte dei casi, hanno pochi posti a disposizione e le segnalazioni, purtroppo, le esigenze di scontrare segnalate dalle forze dell'ordine sono nettamente superiori ai posti realmente disponibili. Per cui che succede? Che nella maggior parte dei casi la donna preferisce o si sente costretta a non denunciare e a non voler procedere giuridicamente contro il suo molestatore, il suo persecutore, perché non sa che fare. Non sa che fare nel momento in cui decide di denunciare il proprio carnefice, che nella maggior parte dei casi è il compagno, è il marito o può essere un padre in casi esasperati, per cui manca proprio l'indipendenza e la capacità di poter gestire da sola questa situazione. Per cui il primo passo da fare, a mio avviso, è proprio quello di, come diceva la Presidente, creare una rete che possa garantire un'accoglienza e un contenimento della vittima e dei figli, perché un merito che va dato al protocollo di Istanbul è l'inserimento di tutte le forme di violenza fatte esercitate su una donna, e in tutte queste forme di violenza viene inserito per la prima volta la violenza assistita, che vuol dire la condizione in cui si obbliga, si fa sì che un minore assista a forme di aggressione o violenza fisica, verbale o psicologica. E questo è un passo avanti, perché per la prima volta abbiamo un'attenzione, il legislatore ha un'attenzione anche rispetto a quelle che sono le vittime indirette più delle volte, che sono i minori. Questo che cosa determina? Che un minore, un bambino che è vissuto in una famiglia dove ha respirato aria di violenza, nell'immediato manifesterà dei disturbi comportamentali, dei disturbi di carenza di rendimento scolastico e così via. Ma il problema grosso sia quando questo bambino diventerà adulto, che sarà un adulto a sua volta violento. Per cui è un cerchio che non si chiude se non perpetrando sempre e comunque manifestazioni e azioni violente. Io sentivo all'inizio il primo brano che è stato rappresentato, che illustrava le varie forme di violenza a cui spesso le donne sono sottoposte. E molte volte quando noi parliamo di violenza sulle donne pensiamo solo appunto alla violenza fisica, all'omicidio, allo stupro, alla violenza sessuale, ma vi assicuro che la forma più subdola e più pericolosa di violenza è la violenza psicologica. Perché? Perché si va a lacerare quella che è l'identità di una donna. Per cui assistiamo a donne che manifestano sempre più un senso di insicurezza, un senso di debolezza e un senso di dipendenza rispetto al proprio compagno, al proprio uomo o alla famiglia che si trova a dover far carico di questa donna. Ma esistono anche altre forme di violenza, per esempio pensiamo alle bambine fiordiloto, non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare. In Cina, fino a non moltissimo tempo fa purtroppo, le bambine femmine venivano costrette a mantenere i piedini legati con delle fasce molto strette per far sì che il piede crescesse incurvato e rimanesse piccolo. Perché? Perché questo era un segno di seduzione e un aspetto delle ragazze e delle donne che piaceva particolarmente ai maschi cinesi. Immaginate come può essere una bambina cinese a 22-23 anni che si ritrova con questi piedi deturpati e quindi nell'impossibilità di poter gestire una vita autonoma. E questa è una delle forme di violenza che forse noi non riusciamo ad immaginare perché è lontana da noi. Ma pensiamo per esempio ad altre forme di violenza come la mutilazione sessuale delle parti dei genitali,
o per esempio anche alla violenza intesa come discriminazione del sesso femminile, anche per esempio in ambito lavorativo. Molto spesso lamentiamo, proprio in questi giorni si fa parlare di voce rossa, perché possiamo immaginare bene come anche nell'ambito lavorativo, quindi nelle posizioni dirigenziali o comunque nei posti che contano, la donna è sempre meno considerata. Per cui vediamo come il femminicidio non riguarda soltanto le forme estreme di violenza, ma riguardano anche manifestazioni esplicite e a noi vicine. Io vi riporto solo un dato: nel 2013 sono state uccise 128 donne in Italia, con un'età tra i 15 e gli 89 anni. Se pensiamo in proporzione, è un numero altissimo. E che cos'è che determina questa condizione? Si è dimostrato, analizzando vari casi e per tutti questi casi di omicidio, che parliamo appunto di persone, di donne che si sono trovate a un certo punto della loro vita in una condizione di isolamento, isolamento sociale, isolamento culturale, isolamento economico. Questo perché? Per dire che cosa? Che molto spesso quello che fa sì che le donne possano arrivare alla decisione di denunciare, quindi di cambiare la loro condizione, è proprio l'indipendenza economica. E molte donne che si sono salvate da una situazione di violenza, da una famiglia violenta, è perché hanno avuto la forza, hanno trovato la forza, hanno trovato un supporto nella rete sociale che gli ha consentito di poter avere un lavoro e quindi di poter avere un'indipendenza economica che gli consentisse di poter continuare una vita serena. E mi avvio a concludere con una frase. Mi capita sempre più spesso di sentire l'associazione femminicidio-amore. Che cos'è? Okay. Perché non è amore il senso di possesso, il bisogno di dominio e il bisogno di controllo da parte di un uomo verso la propria donna. Amore è tutt'altro. L'amore non deve implorare neppure pretendere. L'amore deve avere la forza di diventare certezza dentro di sé. Allora non è più trascinato, ma trascina. Grazie. Grazie a voi per questa collaggio e colgo l'occasione per fare uno spunto sul tuo intervento. Impunità e denuncia non sempre vanno di pari passo. Purtroppo è così. Io personalmente, non come artista, ma come insegnante, sono riuscito anni fa, a Padova, a evitare la mutilazione sessuale alla bambina africana. Però non tutti lo fanno, non tutti hanno questa forma di tutela verso le donne, verso anche queste mutilazioni che sono. Perché mi accorsi che la bambina stava vivendo un momento di disagio che precedeva la mutilazione sessuale, facendo un'indagine come insegnante, sono riuscito a evitarla in una serie, anche insomma. E se va anche improverato poi alla fine. Quindi colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Colangelo per l'intervento e introduco l'ispettore di polizia Anna Maria Pialoni. In effetti prendere la parola dopo così interessanti ed esaustive relazioni è un po' difficile. In ogni caso cercherò di darvi la mia visione prospettica rispetto al campo di cui mi occupo, che è quello minorile. In sostanza mi riaggancio a quello che ha detto la Presidente del Consiglio dell'Ordine quando ha rilevato che l'impianto normativo è sempre tardivo. Arriviamo solo nel 96 a formulare una norma che finalmente preveda come reato contro la persona, non contro la morale, è quello della terribile, della violenza sessuale. Questa la dice lunga su quella che è la nostra impostazione culturale tipo maschilista, purtroppo è inutile che possiamo girarci attorno, ma quello è il nostro background culturale. In effetti, oltre a questa detta norma che finalmente ha trovato luce nel 96, noi abbiamo avuto il mantenimento
riferimento in norma del codice 8 fino a decenni, a qualche decennio fa, quindi all'altro ieri, come ad esempio il delitto d'onore. Allora, voi tutti conoscete il delitto d'onore, no? Ci sono state anche delle produzioni filmiche piuttosto interessanti, come quello della nostra conterranea del Müller, la Pasolino sette bellezze. Allora, in pratica si consentiva che per una guisquina di biscuino, come ad esempio cercare la propria consorte o addirittura fidanzata o sorella o madre in compagnia di uomo, un atteggiamento equivoco, poteva in qualche modo legittimare l'omicidio. L'omicidio che a quel tempo ne aveva come sanzione edittale 24 anni per un delitto d'onore, quindi questa prevalenza dell'onore maschile riduceva la pena addirittura a 3 anni. Rendiamoci conto, uno poteva uccidere la moglie perché chiacchierava con un uomo. A volte si mente, cioè teoricamente si andava proprio impuniti. Ma questa è una delle norme che mi ha sempre sconcertato avvicinandomi a quello che è il diritto, quindi lo studio del diritto. Ma c'è poi quell'altra che è anche più simpatica, definiamola simpatica tra virgolette, che è quella del matrimonio riparatore. Ebbene, questo matrimonio riparatore, io ricordo che ero ragazzina, mia madre mi raccontava di matrimoni riparatori nell'ambito dell'abitato di Barile, perché di Barile sono originaria. In sostanza, un giovanotto che in qualche modo aveva messo gli occhi su una bella figliola che lo rifiutava, voleva violentarla, la violentava e poi si diceva disposto a sposare la giovanotta, e questo in sostanza dava una sorta di impunità, nel senso che c'era l'estinzione del reato. E questa è una cosa vergognosa che noi abbiamo mantenuto in piedi fino a qualche decennio fa. Tra l'altro io conosco bambine nate da questi fenomeni di violenza consumati così barbaramente. Però ecco, l'opinione pubblica rispetto a questo è sempre stata pro maschio, cioè dicessimo alla fine il cristiano l'ha sposata, è tutto a posto. Questo è poi il background culturale che noi ci siamo portati dietro, che abbiamo ancora incollato sulle spalle e che purtroppo rischiamo di trasmettere a quelle che sono le nuove generazioni. In effetti ho fatto un cenno a questo che è il nostro passato recente per dire come in realtà le nuove generazioni non siano affatto cambiate culturalmente. Dal mio punto di vista lavorativo, io mi incontro quotidianamente con le giovani generazioni, teenager, comunque gente che ha di sotto dei 18 anni e comunque è imputabile perché non è infraquattordicenne. Ebbene, io vi posso testimoniare che ogni volta rimango sconcertata nell'apprendere come vengano trasmesse alle nuove generazioni, mi fa piacere di vedere dei ragazzini in sala, che hanno acquisito questa idea del ruolo e del genere già a 14 anni, ad esempio. A che cosa faccio riferimento? Di recente ho sentito una ragazzina che era stata portata in ospedale perché presentava chimosi e comunque lesioni, e ovviamente è stato girato il referto dal pronto soccorso alla Procura della Repubblica. Sentiamo la ragazzina per capire quale dinamica avesse prodotto queste lesioni, e questa ragazzina, in uno slancio di sincerità, dice: ma quello non ha picchiato il mio fidanzato. Come ha picchiato il tuo fidanzato? Tu ti fai picchiare? Dice: sì, ma quello aveva ragione, perché io avevo scambiato qualche messaggio con un altro ragazzo e quello si era ingelosito. Cioè, vi rendete conto che nel 2014 una ragazzina di 15 anni legittima le percosse che gli vengono date, secondo lei, giustamente per una lecita gelosia? Io mi chiedo, come educatori, ma noi siamo proprio certi di stare facendo il meglio? Questa è una domanda che pongo sempre a tutti, ma che ovviamente non ha risposta. Di fatto è stata sì introdotta questa bella normativa che, anche se tardiva, purtroppo tardiva, è pure incompleta, lascia dei vuoti enormi, perché sì, questa 119 del 2013 innanzitutto fa riferimento a reati di violenza domestica, perché si è appurato, come diceva il Presidente del Consiglio dell'Ordine, che il 44% dei reati vengono commessi da uomini partner delle donne, quindi mariti, fidanzati, conviventi, di quelli che, secondo una logica di amore, ma che poi amore non è, perché sostanzialmente si tratta di tutto ciò che è del bel sentimento amoroso, picchiano le mogli fino addirittura a deprivarle di mezzi di sostentamento, minacciandole, o al peggio anche spesso chiudendole in casa senza farle uscire. E quindi si è creata questo aggravamento delle pene legate appunto ai maltrattamenti intrafamiliari. Ma tutto sommato, però, il legislatore, avendo pur posto queste norme, non ha previsto che ci sono una serie
ha introdotto questa bella figura dell'allontanamento del comico maltrattante. Ma come va? Cioè, la polizia interviene su un maltrattamento rilevato effettivamente dall'atteggiamento violento criminale del comico, del partner o del convivente, segnala la situazione al pubblico ministero e può autonomamente decidere dell'allontanamento della coniuge da questo ambito familiare, proprio per evitare che si innescano le tensioni intradomestiche. Sì. Ora, però, davanti alla pratica, io l'ispettore entro in una casa, vedo il marito che picchia la moglie, perché insomma spostiamo dal centro del numero d'emergenza, e dico al marito, ti devi allontanare, fatti la valigia e ti accompagno altrove. E vabbè, abbiamo risolto secondo voi. Cioè, è una presa in giro, perché dice, cioè, io posso intimare, sì, a questo uomo violento di andarsene, ma poi devo stare dietro a lui perché per sincerarmi che non vada di nuovo a casa. Quindi sono delle formule che vogliono essere in qualche modo innovative, vogliono porre in mezzo a situazioni, ma che poi all'atto pratico non producono proprio un bel nulla. Io sono molto caustica in questo settore, quindi secondo me in realtà possiamo produrre tutte le norme che vogliamo, ma se non agiamo per il miglioramento culturale, per la reale percezione e autocoscienza delle donne rispetto al fenomeno, poco abbiamo fatto. Allora, queste ragazzine vorrei tanto che in un prossimo futuro, queste ragazzine che io sento all'interno della struttura presso cui lavoro, anziché venire da me con il capo con spazio di genere e dire sì, quello mi ha picchiato, ma aveva ragione perché l'ho fatto in genocide, vengano in qualche modo agguerrite e con la volontà di far punire l'aggressore. Questo è cioè, quello che mi veniva a trasmettervi. Non voglio neanche rubare tempo, perché alla fine ripeterei quello che è stato già detto validamente dagli altri relatori. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per questa Maria Carulli, e colgo l'occasione per dire anche questo: l'istituzione di un osservatorio che vigili un po' su tutto questo, pare che in Italia ancora non ci sia, ci siano solo delle associazioni che si interessano a tutto questo. Quindi c'è l'osservatorio, quindi sono rimasto indietro io. Thank you.
dall'opera fatta di Godov, l'aria Esternesto, il mio corpo non saprà. La tristezza non torna.
Giulia Flora. Siamo per queste felicissime note. In questa atmosfera di incanto, Eva Immediato introduce il libro a comparenti parole della professoressa Elisa De Anni. Allora, in questa bellissima atmosfera, in questa serata veramente organizzata con grande attenzione e organizzata da chi ha una grande sensibilità, un'attenzione a rendere anche quella che potrebbe essere la semplice presentazione di un libro, un momento in cui l'arte trionfa, l'arte a 360 gradi. E, in questa occasione io sono veramente molto felice di quello che mi ha chiesto Agnese Belardi, e cioè di raccontare il suo libro, non tanto di presentarlo, ma di raccontarlo. Io non sono un critico letterario, ma con la poesia amo i libri, mi piace toccarli, non mi piace tanto leggerli sull'iPad o sul tablet, cioè è bello toccarli e sentirne l'odore. Il mio approccio a questo libro probabilmente è frutto della mia deformazione professionale, perché è un approccio attraverso le parole, quindi non sarà un'analisi critica, ma probabilmente sarà più un trasferirvi un'emozione, l'emozione che io ho trovato nel leggere queste poesie che sono racconto di vita, perché chiunque scrive perché ha un'emergenza, una necessità, un bisogno di parlare, c'è una irruente voglia di parlare, di dire delle cose che magari sono soffocate e che è difficile dire altrimenti. Proprio oggi leggevo che oggi è il compleanno di un grandissimo autore della musica italiana, ormai scomparso da tantissimi anni, che è Luigi Tenco. E quando gli chiedevano perché scrivi cose così tristi, e lui diceva: perché quando sono felice esco, vado con gli amici. Per Agnese Belardi non è così, un po' lo è, ma non è così, perché la sua poesia frizzante, c'è una leggerezza allegra e sfacciata, c'è una grande forza, una grande energia, nonostante ci siano poi tanti richiami al passato, tanti si può in alcuni momenti sentire una forte malinconia, però lei è come se quelli ti prendesse e ti tirasse a sé, dicesse: forza, devi, c'è la natura che rompe, c'è questo vento che è sferzante, che ti fa male sul volto, però ti fa andare lontano. E come se lei guarda la natura, guarda una notte stellata, un tramonto, e nelle riflessioni, che sono riflessioni che ti mandano lontano, ti fanno la memoria delle cose passate, che quindi ti fanno cadere nella nostalgia, però in quel momento lei coglie la bellezza della natura e la canta. Allora, per parlare di questo libro, io vorrei iniziare con un'emozione, cioè con una sua poesia, che è proprio la poesia che poi dà il titolo alla raccolta, che è un arcobaleno di parole, perché credo che questa sia la poesia che racconta il suo scrivere. Le parole sono pietre colorate, milioni di combinazioni scritte nel tempo, tra il buio di colori, un arcobaleno dalle molteplici sfumature, un mondo a colori vorrei, un diamante prezioso che resta lucido nel tempo, miracolo della natura, mentre la vita scorre, parole, tante parole, note in un pentagramma di infiniti pensieri, un mosaico di parole colorate che ti accarezzano, ti coccolano, ti baciano, ti cullano, inebriano di felicità, un arcobaleno di parole ti contagia di frizzante allegria. Questo è Agnese Belardi, queste sono le sue poesie.
cose forti, anche quando parla di femminicidio, anche quando parla del dolore. Lo fa sempre con molta delicatezza, con molta eleganza, senza mai usare parole forti che fanno male. Emozionano, scuotono, ma non fanno mai male. C'è un'immagine. Quasi alla fine del libro c'è un'immagine, per quando avrete tra le mani il libro potrete vederla. Secondo me è un po' il racconto di quello che lei scrive. Sono un uomo e una donna che passeggiano sulla riva del mare. C'è l'unione di tutto quello che è la sua poesia, almeno quello che io ho visto, e c'è la natura, la bellezza della natura, l'incanto della natura con i suoi suoni, con la sua forza, e poi il sentimento umano, e l'amore in questo caso, ma proprio la voglia di stare insieme. E Agnese Belardi gioca anche con le parole, con i suoni, e racconta la natura anche in modo, a volte sembra molto spontaneo, ingenuo, però allo stesso tempo è forte, fiero. Lei parla per esempio della primavera, dicendo cioè gli uccelli cantano sulle grondaie, la rana ronfa lì nello stagno, e poi parla delle lucciole, brillano la notte le luccioline, nel cielo sembrano tante stelline. Rallegra il cuore le luccioline quando appaiono silenziose all'imbrunire. Sono ricordi anche del passato. E lei scrive e dice che appunto molte volte le sue espressioni sono presenti dalla vita quotidiana, perché il suo è un parlare semplice, è un parlare naturale che arriva direttamente al cuore. Non ha bisogno di tanti orpelli, non ha bisogno di fiocchetti, perché è la vita che si racconta. E però nel momento in cui ci racconta in modo così semplice, gioioso, allegro e sfacciato la vita, ecco che vediamo i suoi viaggi, i suoi struggimenti e anche il dolore che emerge. Ed ecco che anche quando ci parla dell'estate, ci racconta l'estate, ma ce la racconta come audace età della gioventù bruciante, una gioventù che non c'è, che quando parla del suo paese, del viale alberato, dice che le ricorda quando godevo con le amiche la gioventù bella e fragile e lungamente breve. Oggi invece, al mio passaggio nel viale, chiusi vestiti, seppelliti nel risentimento, i pini. Niente ritorna, il tempo passa e non ti molla. Ma questo tempo che passa e non molla, però non è rimpianto, perché è tutto quello che si raccoglie, è tutto quello che ti resta addosso. Anche il suo parlare dell'amore non è mai un parlare violento, non è mai un parlarsi addosso. E anche quando ci parla dell'amore, ne parla forse degli amori, anche parla di amori delusi, anche quando parla di questi amori, però c'è una forza che ti fa risalire. E allora leggiamo: la solitudine trabocca in un amore svogliato e infruttuoso, l'orgoglio randagio sferza come una locomotiva, vetri aguzzi attanagliano l'anima che trabocca nella solitudine più cupa. L'amore resiste anche quando ti ha ferito e vinto, lascia segni e ti consuma, eppure accende la speranza quando ritorna. Supplico il tempo che guarisce ogni cosa e libera la memoria imprigionata. Sono queste immagini che fanno, io penso che facciano sussultare l'anima e tocchino ognuno di noi. Qual è il compito del poeta se non quello di raccontare la vita di ognuno? Penso che ognuno debba riconoscersi nelle parole di un poeta. Questo è il poeta vero, chi si parla addosso può fare uno sfoggio di cultura, può essere
un grande oratore, ma non parla, non ha un linguaggio universale. Il poeta vero, invece, parla di sé, ma parla di ognuno. E allora anche questa autobiografia irruente in realtà tocca il cuore di ognuno di noi. Proprio ieri è stata la giornata mondiale della poesia e io mi trovavo ad un altro incontro sulla poesia in cui un politico, sindaco a dire il vero, e noi spesso ci aspettiamo dai politici altre parole, no? Non parole forse emozionanti, che tocchino l'anima. Invece un politico ha detto delle parole molto belle, parlava proprio dell'emozione della poesia e diceva che non c'è emozione se non c'è poesia, perché le parole sono importanti e nel momento in cui noi sappiamo usarle e sappiamo cogliere con la sensibilità, la bellezza, l'essenza di qualcosa, allora c'è l'emozione. Ho iniziato dicendo che il mio, la mia non sarebbe stata un'analisi da critico letterario, anche perché nel libro ci sono due bellissime presentazioni di quella che è la poetica di Agnese Berardi, una peraltro di Arnaldo Colasanti, che è un critico letterario conosciuto, molto conosciuto, l'altro è Felice di Giacomo, e quindi lì c'è un approfondimento letterario. La mia lettura è la lettura di una donna che vive e si emoziona leggendo queste poesie, ed è un approccio anche da attrice. Nel momento in cui io leggo queste poesie ho voglia di leggerle ad alta voce, ho voglia di dirle, perché le sento, perché c'è la forza della parola, la parola che esce fuori dal libro, ti prende e ti porta dentro, è quello che dicevo all'inizio. E allora la forza di questi versi sta proprio in questo, è il raccontare la vita, della vita che sussulta, che esce fuori e si racconta. E visto che stiamo, in questa occasione stiamo parlando di donne, mi piaceva sottolineare come Agnese Berardi parla della donna. È stata letta la poesia e mi ha colpito molto il tuo raccontare, Agnese, con delle parole veramente semplici, belle, fresche. Cos'è la donna? Parli dei panni stesi al sole? E cosa c'è di più fresco, di semplice, del profumo dei panni stesi al sole? La donna profuma di questo. Poi tu dici la bellezza degli esseri liberi, ornata con tutte le grazie. Questa è la donna, ma questa è la tua poetica. Questo è il tuo modo di raccontare, un modo semplice, un modo diretto, bello, immediato e emozionante. E grazie per questo dono e lunga vita a te e alla tua poesia. Ora ascoltiamo proprio ancora qualche poesia del libro Arcobaleno di parole. A leggere sarà Anthony Trotta, Circami. Piano sento la voce.
Stefania Canardo, Le Lucciole. Gli occhi luccicano
nel passato.